In tanti presso l'aula consiliare di Filippo ad Agropoli per prendere parte alla manifestazione che si è svolta ieri pomeriggio in occasione del premio Agropoli Città dello Sport. Non è mancato il messaggio di ringraziamento a tutti i calciatori, ma soprattutto ai dirigenti e allo staff tecnico dell'US Agropoli per l'impegno messo in campo per la città da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina. 100 anni di storia per una squadra locale non è facile, ecco un messaggio a tutti questi giocatori che negli anni insomma, si sono distinti. È un grazie, bisogna ringraziarli, bisogna ringraziare loro, come bisogna ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, bisogna ringraziare chi ha fatto i grandi sacrifici, mi vengono in mente tutti i dirigenti, io sono stato uno di loro, io so che cosa significa lavorare in provincia, so che cosa significa investire energie, so cosa significa togliere risorse alle proprie famiglie nel mettere a disposizione della realtà sociale. Ecco, questo credo che sia uno spot straordinario di sport, ma di vita sociale. Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano, nello sport come nella vita. È il messaggio impresso sulla targa che ho donato al presidente della FIGC Gabriele Gravina, al direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, come ai presidenti dell'US Agropoli Nicola Volpe, Carmelo Infante e Domenico Cirruti. È una frase di Pietro Mennea che ha conosciuto il sacrificio, ma con la passione e l'impegno ha raggiunto traguardi importanti, come quello dell'US Agropoli, la matrice L'860 che quest'anno festeggia i suoi 100 anni. E per la squadra della città in primis questa festa che ci ha fatto soffrire ma anche sognare e continuerà a farlo per i suoi tifosi prima di tutto che sono stati fondamentali in un momento difficile per mantenerla in vita. Sono le parole del primo cittadino Adamo Coppola. Oggi è una giornata speciale perché riusciamo a mettere insieme più cose, ci dedichiamo questa volta al calcio evidentemente e quindi la presenza del presidente Gravina certamente dà lustro a questa giornata, noi lo ringraziamo per la presenza, per il grande lavoro che lui fa nella federazione e per ringraziarlo delle splendide serate che ci ha fatto vivere con gli azzurri campioni d'Europa, quindi certamente un doppio ringraziamento a lui. Poi abbiamo voluto anche premiare la Salernitana perché non c'era stata occasione di vederci, ma vuole essere questa giornata dedicata anche a loro, alla vittoria della Serie A, ma anche a un in bocca al lupo per questo campionato che è appena cominciato con un pizzico di sfortuna. Noi gli auguriamo insomma che le cose vadano sempre meglio e naturalmente poi per ricordare i 100 anni dell'Agropoli Calcio, quindi riusciamo a mettere insieme in una sola giornata un momento diciamo di riflessione e di saluti e di complimenti. Prima che diciamo nelle prossime settimane poi c'era la festa dedicata all'Agropoli con la presentazione della squadra e l'avvio del campionato. Forte il messaggio del presidente onorario Carmelo Infante ai tifosi dell'US Agropoli. Avvicinatevi a questo progetto sportivo, dice, stiamo tutti uniti. Per noi è un onore e un orgoglio avere una personalità come il presidente Gravina. Dobbiamo cogliere queste occasioni anche per farci conoscere. Lui è una persona molto disponibile, a modo, abbiamo fatto delle battute e siamo davvero orgogliosi. Per quanto riguarda l'US Agropoli, da quest'anno ho l'onore di rappresentare questa squadra e faccio un invito a tutti i tifosi di avvicinarsi a questo progetto, un progetto che mira a durare nel tempo, basandosi su organizzazione. E comunque abbiamo degli obiettivi, non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è quello di approdare già l'anno prossimo in Serie D.